Trapani? E poi è stato ovviamente confermato, è arrivato nel momento in cui chi aveva i soldi poteva spendere, aveva da spenderli. Un giocatore che non possiamo ricordare con affetto, anche sul piano umano devo dire, per il suo periodo a Siena qui, molto molle Portanese, che tecnicamente secondo me ha dei numeri notevoli, ma deve ancora acquistare personalità e anche un po' di carattere. Qui ci sono delle botte in mezzo all'area, Santa Rosa attacca carenza, Masper finta su Casadei, tiro difficile e poi appoggia, ma in una situazione abbastanza di giardino dei nani per la difesa della Virtus, dove Masper troneggiava. 14-11, allunga ancora brevemente, e questo è il secondo fallo di Canelo, è il secondo fallo di Canelo, uscirà infatti ed entra di Capua, no, non entra di Capua, entra Tessitore. Terzo fallo di Canelo, entra Tessitore, e che quindi giocherà in play. Da parte abbiamo visto l'anno scorso che molto bene poteva portare palla anche Marcante in situazioni contingenti. Due tiri liberi per Rino, che ha saltato il primo mese di preparazione in seguito all'intervento necessario per lui alla caviglia, necessario alla fine della stagione scorsa. Abbiamo Rino tormentato la stagione scorsa dagli infortuni, aveva dato tutto il contributo possibile anche pur non giocando al 100%, non ha fatto mancare il supporto alla squadra in campo e fuori dal campo. Poi ha giustamente deciso di operarsi, si è ripreso e ora rinizia la stagione dovendo recuperare anche un ritardo di preparazione che però mi sembra non si stia dimostrando in campo. D'altra parte Rino compensa con il cuore anche problemi fisici, la Virtus è nuovamente a contatto. Ottimo l'idea di Portanese, peccato che Masper sia 40 cm più alto. Circola bene la palla, forse si poteva tirare un po' prima, però si preferisce Tessitore che da lontano ne mette tre, riallungando nuovamente il compasso fra la Virtus e la banca. No, non si chiama più banca Trapani, si banca e qui il palo sportivo a Portanese, direi un po' generoso. Il basket Trapani, che ha uno sponsor che in realtà non è il tono naturale Trapani, non riesco a capire quale sia lo sponsor. Intanto Portanese aveva ben impressionato nel precampionato, gli stanno scrivendo, gli stanno tatuando sulla fronte benvenuto in Serie A dilettanti, e glielo stanno scrivendo in tutti i modi. Sta un po' capendo com'è l'impatto in questa serie, categoria difficilissima, ma dove si può crescere e maturare tanto. Questo comunque è un fallo antisportivo su cui ci sarebbe molto da discutere, ma insomma, fatto sta che era abbastanza molle anche su questa ricezione ed era abbastanza telefonato il passaggio. Peraltro Portanese che in difesa mi si è visto cercare un po' troppo la palla invece di stare sull'uomo, e la difesa sinceramente è quello che in questi 7 minuti mi è sembrato l'aspetto un po' più da registrare per la Consumit, che ha perso giocatori che comunque in difesa facevano sentire, soprattutto mi riferisco ovviamente a Fabio Marcante, e ha acquistato una serie di giovani che però probabilmente non fanno ovviamente la difesa la loro caratteristica principale. Qualcuno poi può subire adesso anche l'impatto emotivo e anche l'impatto fisico della Serie B1 contro la squadra comunque, ripeto, molto pesante come Trapani. Adesso sono due tiri per Marco Evangelisti, che inizia la stagione a Trapani, ha tentato l'anno scorso la Serie A in una avventura però fallimentare sia per lui che per coach Salieri, che quest'anno riparte da Ozzano, a cui facciamo più grandi auguri. Abbiamo visto in un amichevole precampionato contro la Virtus. Intanto si presenta sul cubo un altro nuovo acquisto, sempre vivaio Reggio Emilia. Intanto Evangelisti sbaglia il secondo, cosa che a Siena e comunque credo in carriera abbia fatto raramente. Intanto fuori Portanese, proprio dentro Yassin Derra, classe 89, un play guardia che l'anno scorso ben figurato a Vado, che è chiamato a dare quantità e qualità partendo, credo, nei piani di Billeri dalla panchina. Adesso va in applicazione sul Tessitore. Dicevo della sfida di Benedetto, partire con due play molto giovani, in realtà è una sfida con spalle molto coperte, perché Tessitore può giocare play, ma lo stesso Marcante, come giustamente ricordavi, l'anno scorso non ha assolutamente sofferto. Io questo fischio di passi assolutamente incomprensibile, o sfondamento o fallo o niente, ma passi sinceramente non lo so. Sì, riprendiamo con la Virtus che va a effettuare la rimessa con Giovanni Carenza.
uscito Portanese, sarà il turno di Tomasello a giocare da play, ruolo a cui mai, ormai è abituato da quando è alla Virtus. Vediamo subito Derrà ricevere palla, purtroppo ammette l'infrazione di passi. Derrà che è un buon tiratore e quindi poteva anche tentare subito un tiro, ma forse a freddo aveva deciso di penetrare, scelta forse sbagliata, e ha fatto infrazione di passi. Tessitore in attacco, chiama gioco palla per Santa Rossa che viene raddoppiato, e buon recupero di Andreaus che riapre per Tomasello. Ancora Andreaus, forse c'era un'infrazione di passi anche sua ma non è stata fischiata, va bene così. Grandissimo impatto Giovanni Arezza da sotto e si fa sentire. Carenza arrivata alla Virtus per sostituire Thomas De Min. Forse perdiamo sì qualcosa in attacco, ma sicuramente acquistiamo tanto agonismo e dinamismo in difesa. Fallo ora Andreaus, che se non erro è il secondo. Forse primo fallo. Passo la parola a Giovanni. Sì, sembra il secondo, ma prima l'arbitro poi aveva cambiato il fischio. Due tiri liberi per Marcanti, Virtus molto fallosa in questo inizio di partita, precisione chirurgica ai tiri liberi per Trapani, ma d'altra parte sono tutti tiratori. La Virtus che secondo me ha perso molto dall'uscita di Cuccarolo, soprattutto nelle rotazioni offensive. Devo dire che Carenza non è che stia giocando male, l'unica nota un po' negativa per ora è stata quella di Marco Portanese, ma d'altra parte si paga lo scotto dell'esordio in B1, categoria sicuramente non facile, che se ne possa dire dall'esterno, da chi non l'ha mai vista, insomma qui è una sciocchezza di casa dei, però la Virtus dovrebbe limitare perché Trapani non ha certo bisogno di questi favori, e ora è 15-22 più 7, massimo vantaggio, situazione un po' confusionaria nell'attacco della Consumit. Ancora Carenza spalle a canestro, spinto da dietro a Santa Rossa. Carenza ci può giocare a spalle a canestro con Santa Rossa, che è molto meno impostato dal lungo di lui, anche se i centimetri più o meno sono gli stessi. Saranno due tiri per Giovanni, Johnny, Joe e poi come altro vogliamo chiamare Carenza. Long John com'era? Il limone? No, il long john è il limone. Era tipo il Calippo, è vero, Long John era come il Calippo, arancio, lui e Coca-Cola. No, ma Coca-Cola è altro nome. Ma scusate, il Long John non era il Calippo della San Montana? No. Calippo non era San Montana. Il Long John era il Calippo della San Montana, e quindi scusate la digressione, ma ovviamente la partita è del tutto marginale. Carenza, secondo fallo, siamo un po' fallosi. Forse perché un po' poco reattivi mi sembra vedere i ragazzi in difesa, togliersi un po' la ruggine della preparazione. Sì, il fischio, il metro è abbastanza fiscale, però devo dire che la Virtus ha fatti diversi di falli. Avevo tutti i giocatori, quattro giocatori a un fallo e Gino a due, anche se il secondo di Gino francamente mette anche il secondo. 16-24 più 8, si ridefinisce il concetto di massimo vantaggio in questo primo quarto quando manca un giro di lancette, e la Virtus è francamente un po' imballata in attacco, palla che gira molto per linee esterne sul lato alto del semicerchio della linea di tre punti, e poi va ad Andreaus dove era partita, ottima però Casadei, che può essere considerato una delle poche certezze oltre passi di Masper in contropiede, inutile arrabbiarsi, sono passi netti, e 40 secondi la Virtus avrà un ulteriore possesso. Non, gli evangelisti si arrabbia con Santa Rossa, non so se è un problema difensivo, Masper continua la sua personale polemica contro il regolamento, non tanto contro gli arbitri, questi sono passi tutta la vita. Mi hanno informato che noi andiamo mentre c'è una telecronaca distinta, e quindi per Siena TV qui del Raffa una sciocchezza madornale. Diciamo, mentre c'è una telecronaca distinta per Siena TV, i colleghi che qui sono qui accanto e che saluto, so che noi andiamo sia su Canale 3 sia su Toscana Channel, forse anche su Basket Channel, non so, quel canale basket che vedo pubblicizzare su Canale 3,
Non so che cosa, di cosa parla, anche su Coming Soon Television, perfetto. No, triple Casadei che riporta la Virtus a contatto.